E allora, Trading Week, ripartiamo dalla tavola rotonda. Come promesso, quattro professionisti a vostra disposizione. Adesso cambieremo anche la nostra strap con il titolo della nostra tavola rotonda, che è appunto Botta e Risposta. Siamo a vostra disposizione. Mandateci le vostre domande di valute, di titoli, di obbligazioni, quello che volete. Siamo a vostra disposizione, anzi, sono a vostra disposizione Sante Pellegrino, Sante P Trading, Gilles Debreban e poi anche Pietro Origlia e Giorgio Pallini. Ci sono tutti, un saluto a tutti e quattro e grazie ovviamente per essere qui con noi. E Buongiorno a voi. Buongiorno allora, infatti, a voi. vediamo Sante con la sua postazione, vediamo Giorgio Pallini con alle spalle una libreria, se non ho visto male, esattamente, mentre invece Pietro è al suo posto come di consueto. Pietro Riglio ovviamente trend online, lo ricordiamo. Gil non si vede ma c'è, Gil Deberban, e ovviamente ringraziamo anche lui per essere qui con noi, Trading Security. Allora, abbiamo già delle domande, io non perderei altro tempo e vengo subito da voi. Allora, io partirei da uno dei titoli più caldi in questo momento, e cioè Intesa San Paolo, e comincerei a dare la parola a Sante Pellegrino. Poi andiamo sul futuro di Eni, e Eni lo girerei a Pietro Origlia, mentre un'altra domanda arriva su Enel. Enel è un titolo interessante, insomma, oggi sta provando un rimbalzo abbastanza importante, e allora Enel lo assegno in qualche modo a Gil Deberban. Ripartiamo allora da Intesa San Paolo con Sante Pellegrino. Sante. Grazie Giacomo. Intesa, come ben sai, è il mio titolo Eh preferito, beh, insomma. è il titolo che ho sempre in portafoglio, ma è il titolo preferito perché grazie a Intesa ho potuto approfondire la mia esperienza nel trading perché avevo una trading room proprio di Banca Intesa. Quindi è un titolo che ho sempre nel portafoglio anche perché è il titolo che scambia più opzioni sul mercato italiano. In questo momento è il titolo sotto i riflettori perché ha praticamente... lasciami passare il termine, agito da bomber sull'iniziativa di acquisizione di UbiBanca, dapprima offrendo 7 azioni in più rispetto alle 10 già in possesso per ogni investitore e dopo con un premio addirittura in denaro. Risultato è quello che addirittura Consob ieri ha voluto prolungare, ha dato benestare alla voglia di prolungare sul PS. Da parte dell'investitore, quindi Intesa acquisisce UBI a piene mani con l'appoggio addirittura dei sindacati, cosa abbastanza importante soprattutto per un'acquisizione del genere, perché è chiaro che adesso ci saranno grandi movimenti all'interno della banca e grandi trasformazioni. Questo a livello fondamentale. Per ciò che riguarda invece graficamente e tecnicamente sui mercati, c'è stata una grossa distribuzione dei mercati sulla resistenza ciclica di 1,91,50. Adesso siamo sotto le due resistenze cicliche che sono 1,85 e 1,83. Per ritornare positivi e soprattutto a rialzo, dobbiamo superare non solo queste tre resistenze, ma soprattutto lo swing di 1,88,54. Adesso la proiezione del titolo è quella di andare a testare la trend line supportiva che passa per l'appunto verso 1,7506, 1,7320. Solo su quel supporto vedremo in azione eventualmente tutti i liquidity provider, tutti i fondi, tutto quello che riguarda il panorama dell'investimento, se a quel livello di supporto il titolo è ancora apprezzato, e io penso di sì, e allora ci sarà un rimbalzo importante. Ciclicamente, statisticamente, da campionamento, insomma, fino a Ferragosto, comunque i mercati, nonostante i bassi volumi, avranno una volatilità in eccesso, e questo molto spesso, come si sa, insomma, sono bravi anche i consulenti finanziari a farlo notare, quando c'è volatilità in eccesso c'è un risk on, quindi i mercati scendono e quindi dovremmo trovare dei minimi di appoggio proprio dopo Ferragosto. Avevo, se non sbaglio, assegnato Eni a Pietro Origlia, corretto? O ho una memoria pessima? Ok, No, è corretto, è corretto. Buongiorno a tutti, ciao Giacomo. e Enel, scusa, prima di farti parlare, perdonami, Enel l'ho assegnato a Gil?
Esatto. Ok, e allora Giorgio, a te intanto assegno un'analisi su Generali, dopo Gil ti darò la parola. Torniamo da Pietro, grazie ovviamente anche a te per essere qui con noi. Beh, grazie a voi, grazie a tutti, grazie a De Fonti per la settimana appunto che ha messo in campo. E per quanto riguarda Eni, un titolo che possiamo dire non ha partecipato al rally sui mercati, quel rimbalzo che si è innescato dai minimi di marzo. I prezzi hanno arrestato la corsa sulla soglia dei 10 euro e possiamo vedere che ormai nelle ultime settimane il titolo è entrato all'interno di un trading range con resistenze poste sui 9 euro, supporti in area 8 euro, che sono anche i minimi toccati nella giornata odierna. Ricordiamo che è iniziata la stagione dei trimestrali in Italia, Eni appunto ha comunicato i dati, e quindi dal punto di vista dell'analisi tecnica il 8 euro è una soglia importante, è una soglia psicologica, e nell'intra, quindi in questi primi 75 minuti, abbiamo visto che sui livelli appunto degli 8 euro il titolo ha rimbalzato, perde il 2% al momento, però ha rimbalzato rispetto ai minimi toccati durante i primi minuti, però appunto farei molta attenzione. Il titolo ha una forza relativa bassa, gli indicatori di forza anche in questo caso sono tutti rivolti al ribasso, il rimbalzo che intra e che si è innescato dalla soglia degli 8 euro è arrivato con volumi comunque veramente bassi, quindi al momento non vedo segnali importanti su cui andare a investire su Eni. Un segnale di forza lo darebbe solamente oltre 9 euro, quindi dal mio punto di vista, se dovessi io dare la mia view sul titolo, al momento non lo acquisterei. Ecco. Dunque una sorta di no da parte di Pietro su Eni in questo momento. Sante, intanto ti assegno, anche perché arriva un messaggio proprio riguardante che chiede di te, ti chiedo di prepararti su Italgas. Andiamo a questo punto da Gil che ci racconta un po' quello che accade sul titolo Enel, sicuramente tra i più seguiti dai nostri amici e anche tra i più interessanti nel paniere principale. Gil. Sì, buongiorno a tutti, faccio la condivisione allora. Ok, Vai pure di condivisione. l'avete in diretta? Ce l'abbiamo, sì. Ok, il titolo è Enel. Sì, anche questo mi sembra un po' difficile al rialzo. Abbiamo già toccato una resistenza a 8,60. Sì, il 13 a metà luglio. Non penso che questo titolo può risalire così tanto. Io non punterei su una salita di questo titolo oltre la resistenza daily che vediamo qua a 8,40, se ci va. Non sono tanto rialzista su Enel. Ok, allora potrebbe dunque essere arrivato un momento di correzione più o meno, insomma, nel lungo periodo per quanto riguarda Enel. Questa è l'idea che arriva da Gil de Breban. Se non sbaglio, abbiamo Giorgio Pallini adesso su Generali, corretto? Sì, buongiorno Eccoti a te Giorgio, Giacomo. ciao. Buongiorno di nuovo, buongiorno anche a tutti gli altri colleghi e alle amiche e agli amici che ci seguono questa mattina in diretta. Generali Assicurazione o Banca Generali? Ecco, Scusami, giusto. hai ragione, non ti ho specificato. Generale Assicurazioni. Benissimo. Per quanto riguarda Generali, è uno di quei titoli che in queste ultime 2 settimane di scambi sta soffrendo un po' come sostanzialmente tutto il resto del paniere, perché ad eccezione di alcuni titoli italiani, molti sono in sofferenza. Nello specifico, il titolo di Generali in questo momento gravita poco sopra la soglia dei 13 euro e sostanzialmente sta andando a prendersi i minimi del mese di giugno, perché già da metà giugno il titolo ha continuato a muoversi in quel trading range abbastanza stretto tra i 13 euro e i 14 euro che sono stati colpiti giusto una decina di giorni fa. Per cui qui il titolo continua a soffrire sofferenza. Io sono solito non comprare queste discese su questi supporti, ma attendo sempre una stabilizzazione dei prezzi. E in questo caso,
Sai, siamo un pochino già come a metà nel trading range tra la parte alta e la parte bassa, che troviamo a 12 euro, per cui qui si tratta quasi di un tirare la monetina, non c'è una vera e propria direzione, non c'è una vera e propria indicazione da fornire. Se proprio vogliamo cercare un trade sul titolo, allora forse inizia a essere il momento di esporsi al ribasso, perché la candela di oggi inizia a essere davvero corposa. È vero che qui potrebbero scattare degli acquisti, dei pending, soprattutto da parte degli istituzionali, però attenzione, perché una chiusura giornaliera sotto i 13 euro aprirebbe ad una nuova ondata di ribasso, con un target posto prima a 12,50 e poi, come detto, sulla parte bassa del trading range a 12,20 euro. Generali, che in questo momento, Generale Assicurazione ovviamente, perde il 2,89% a 13,1 euro ad azione. L'analisi di Giorgio Pallini. Adesso torniamo da Sante con Italgas. Intanto, Giorgio, ti chiedo di prepararti su Fresenius, che è il titolo che ci chiede l'amico Matteo Rinaldi, che salutiamo, mentre a Pietro chiedo di prepararsi su Telecom. Sante, Italgas. Italgas è un titolo che ho un po' studiato in passato, è un titolo che ha una certa, come dire, propensione alla salita, fondamentalmente. È un titolo che molto spesso, con molta calma e soprattutto con un po' di eccessiva lateralità, comunque riesce a salire. Dai minimi storici di marzo di quest'anno siamo riusciti a riconquistare un 50% della discesa e abbiamo, tra virgolette, chiuso un primo gap, una prima zona di gap importante. La prima zona di gap è quella che va da 4,50 a 5 euro, la seconda è quella che va da 5,20 euro a 5,60 euro. Ora l'obiettivo è superare lo swing che si è creato proprio in concomitanza di una resistenza ciclica a 5,59. È superato questo swing, è molto probabile che ci riposizioniamo a rialzo per andare a chiudere il secondo gap a 5,75-5,80 e tracciare un massimo importante, che è la quarta resistenza ciclica, che è attorno praticamente a 5,96 euro. Da lì potrebbero esserci ancora ulteriori acquisti per andare a chiudere l'ultimo gap, che è il gap poi avviato con il lockdown, con la dichiarazione di guerra al Covid-19, e quindi andare a prendere i massimi storici. Questo può avvenire perché il titolo, a differenza di tutti gli altri titoli del paniere, non ha segnato dei movimenti di divergenza, almeno per il momento. Quindi abbiamo una zona ancora di acquisto, e questa zona di acquisto può essere confermata solo sopra il superamento di questo swing di 5,59. Per il momento supporti importanti che non devono essere assolutamente abbandonati sono praticamente 5,32 e 5,22. Sotto questi due supporti il titolo torna negativo, soprattutto se poi dovesse tracciare a ribasso sotto la trend line supportiva che passa da 5,15. E allora, questa è un'analisi di Sante per quanto riguarda Italgas. Pietro, prima di andare su Telecom, il nostro amico che ci ha chiesto su Italgas, in questo caso Gianfri, vedo, vorrebbe anche una tua view su Italgas. Preferisci prima andare su Telecom o chiudiamo Italgas? Beh, aspetta, la cambio subito e andiamo velocemente su Italgas. Ok, beh, okay. Due opinioni è meglio di una, evidentemente, per il nostro amico a casa. Beh, è un titolo che mi piace anche per il settore in cui il titolo, la società lavora, e trend chiaramente rialzista, quello che si è innescato dai minimi di marzo, e durante la giornata di martedì abbiamo avuto un importante segnale di positività con il superamento di area 5,40-5,42 e con buoni volumi, e questo break è arrivato grazie anche agli ottimi dati che sono arrivati appunto martedì da parte della società, superiore alle attese, e a questo punto il titolo potrebbe anche effettuare un pullback, quindi una leggera fase correttiva che riporti i prezzi a contatto appunto con le ex resistenze, e con la tenuta di questi livelli, quindi 5,41-5,42, potrebbe essere un'interessante area
dove poter appunto entrare sul titolo, che a quel punto potrebbe proseguire il suo trend rialzista. Ricordo che poi abbiamo i prossimi target grafici, li troviamo sui 5,70-5,75 e a seguire 5,90. Un segnale di debolezza lo darebbe solamente sotto area 5,20-5,25. Ricordo che sotto questi livelli andrebbe a rompere al ribasso la trend line rialzista che si innesca appunto dai minimi di marzo e tocca i minimi di maggio, quindi sotto quei livelli darebbe un segnale di debolezza. E in linea generale comunque è un titolo che mi piace abbastanza. È diverso è la mia view per quanto riguarda Telecom, è un titolo che ha mancato ti durante... Interrompo Pietro, perdonami, solo per dire a Gil, perché c'è una domanda proprio rivolta a lui su Campari. Gil, tra poco vengo da te su Campari. Pietro, torniamo su di te e su Telecom. È un titolo che ha mancato il break delle importanti resistenze e che poi erano i massimi del mese di marzo, di aprile, e posizionati in area 0,40 e 50, 0,40 e 70. Ha mancato il break di queste resistenze, il titolo sta effettuando quindi con la candela negativa che si è che ha disegnato il 21 di luglio questa fase correttiva, i cui prezzi stanno scendendo ora a contatto con dei livelli molto importanti, ovvero media mobile a 50 giorni, ma soprattutto il super trend su base giornaliera che transita appunto sui minimi odierni, ovvero area 0,3550. Sotto questi livelli possibile prosecuzione della debolezza e con target, prossimo target, la chiusura del gap up daily che abbiamo lasciato aperto. Il titolo è stato aperto il 13 di luglio in area 0,3464, quindi credo che da questo punto di vista i minimi odierni sono minimi da monitorare, perché sotto di essi proseguirebbe la tendenza appunto ribassista che si è innescata con la candela del 21 di luglio, test delle resistenze, candela poi negativa e inizio di una fase di debolezza. Per avere un segnale di forza, visto che il trend è chiaramente al ribasso, il consiglio è quello di aspettare il superamento dei massimi degli ultimi mesi, ovvero area 0,4050-0,4060. Solo oltre questi livelli il titolo darebbe un segnale di forza. Oltre andremo a chiudere in questo caso il gap down del 9 di marzo, area 0,4313. E allora adesso vado da Giorgio Pallini, a cui avevo assegnato Fresenius, anche se anche in questo caso Franco, che salutiamo, chiedeva un'opinione su Telecom anche a te Giorgio. E allora stessa domanda, vogliamo chiudere su Telecom o prima andiamo su Fresenius e poi torniamo sul titolo delle telecomunicazioni italiane? Possiamo anche fare prima Fresenius e poi torniamo su Telecom, se sei d'accordo. Come no, ti seguo su Fresenius. Perché, allora. Ok, Fresenius ho il grafico con una quotazione a 44 euro per azione. È uno di quei titoli che chiaramente ha seguito tutto il rimbalzo avvenuto dai minimi di metà marzo all'incirca intorno al 20 marzo e che con il picco colpito raggiunto la scorsa settimana ha quasi raddoppiato la quotazione, perché a metà marzo il titolo aveva una quotazione di 24-25 euro all'incirca, con i massimi della scorsa settimana è arrivato a quotare i 47 euro per azione, quindi un rimbalzo davvero davvero forte e netto, e continua ad essere, nonostante il calo delle ultime 3-4 sedute, un titolo interessante e magari da mettere anche in portafoglio, soprattutto per un semplice motivo tecnico. Il rapporto rischio-rendimento in questo momento per considerare un'occasione di acquisto è tutta a favore dei rialzisti, perché in questo momento la quotazione gravita intorno ai 44 euro. Si può effettuare un'operazione di acquisto andando a fissare uno stop loss con una chiusura giornaliera sotto i 42 euro, attenzione, e un target, anzi un multi-target, perché avremo come primo target il raggiungimento dei massimi della scorsa settimana in area 47, successivamente un secondo target da andare a cercare in area 50 e poi, attenzione, perché chi magari opera da cassettista potrebbe andare a cercare nuovamente un rialzo della quotazione con i massimi in area 52,30-52,40, perché andrebbe a ritrovare quei massimi che non sono stati più raggiunti dallo scorso 2019 e inoltre in un'area tecnica dove passa anche una trend line di discreta importanza. Quindi questo sì potrebbe essere un titolo da mettere in portafoglio, anche perché in queste ultime giornate in realtà non ci sono tantissimi titoli da comprare. Come dicevo prima, si possono effettuare degli acquisti su queste aree di minimi
ma si tratta più di un azzardo, ragazzi, attenzione, non andiamo a commettere un acquisto strutturato, studiato e posto lì in essere con estrema attenzione. Anche Telecom invece, Giacomo, che in questo momento troviamo in questa mattinata quasi in discesa di un punto percentuale. Ti interrompo, Giorgio, ma solo per un istante, per segnalare a Sante di prepararsi su Fineco. Rieccomi da te, Giorgio. Prego, non c'è problema. Anche Telecom la scorsa settimana è arrivata a colpire i massimi di periodo, anch'esso dopo il rimbalzo prodotto da, diciamo, da metà marzo, ma restando sempre sotto quel primo picco raggiunto proprio all'inizio del mese di aprile, quindi quando il titolo era riuscito a ritrovare, a risalire in area 0,40, il massimo di settimana scorsa è stato un pochino più basso e infatti da lì si è riaperta una nuova fase di vendita. In questo momento la quotazione sta ancora una volta sta ancora reggendo quell'area di supporto poco sopra gli 0,35. Anche qui è sempre un pochino un azzardo, però abbiamo un minimo comunque ancora crescente rispetto all'ultimo swing di mercato che è avvenuto tra il 9 e il 10 luglio, quindi qui l'acquisto su Telecom è già un qualcosa di più strutturato a livello tecnico e si potrebbe effettuare un acquisto. Non dico in giornata perché ci attende davvero, ecco, una giornata lunga, dovremmo attendere i dati sugli utili dei FANG, quindi sai, operare oggi è sempre un pochino rischioso, però l'acquisto qui in area 0,35 sul titolo Telecom con uno stop relativamente stretto, perché andremo a porre uno stop loss sotto 0,34 con chiusura giornaliera, è un target da porre in area 0,39,50-0,40, quindi sui massimi recenti. Ottimo Giorgio, grazie. Vado allora da Gil per parlare un po' di Campari. Su Campari, Gil, ci sono due domande diverse. La prima è quanti margini ci sono ancora di salita. L'altra domanda invece è se ci sono occasioni di acquisto su Campari. Poi vado da Sante per Fineco. Giorgio, a te ti chiedo di prepararti su STM perché c'è una domanda proprio su STM rivolta a te. E poi Pietro Riglia, preparati su Amplifon. E allora Gil, Campari, qual è la situazione? Sì, Campari per la salita Mi sembra un po' faticoso. Per la salita è faticoso, ok. Sì, un po' faticoso, visto il rimbalzo che c'è stato da inizio, metà marzo. Abbiamo sfiorato una resistenza settimanale che è a 9.0. Adesso abbiamo una correzione, possiamo avere una correzione nei prossimi giorni. La tendenza di medio termine rimane comunque rialzista, ma io punterei più su una correzione nei prossimi giorni e vediamo come reagisce intorno a 8.30, come reagisce lì. Se si appoggia lì potremo sapere se può continuare a salire. Al momento non lo sappiamo, io non punterei su una continuazione rialzista, aspetterei di vedere come reagisce su questo supporto a 8.30 e il mercato dovrebbe scendere e fare una correzione nei prossimi giorni. Gil, a te evidentemente toccano tutti i titoli riguardanti le bevande, perché una domanda, la prossima che ti chiedo di preparare è inerente a un titolo che è quotato a Wall Street, cioè Coca-Cola. Ma da te torno dopo, intanto aiuta. Ok, hai già tolto la condivisione, quindi possiamo andare avanti. Sante, che ci dici di Fineco? Peccato Fineco, peccato perché è il titolo che ha performato meglio post-Covid, ha toccato dei massimi molto 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 importantissimi, massimi assolutamente storici, e purtroppo già da ieri, ma da oggi in particolar modo, ha ritracciato verso il basso, violando un supporto importantissimo che è quello praticamente di 12,55. Adesso è sotto un ulteriore supporto di vitale importanza per Fineco, perché 12,38 è veramente lo spartiacque tra un'ulteriore risalita o un ribasso violento. Ribasso violento perché il momentum si è praticamente posizionato verso la parte bassa dell'ipervenduto e quindi è molto probabile che andiamo a rivedere non solo alcuni livelli che chiuderanno un gap lasciato aperto a 11,98, ma soprattutto un ulteriore gap lasciato aperto a 11,68.
il che non fa abbastanza bene per il titolo, perché indebolirebbe tutta la struttura fortemente rialzista che si è creata. Io penso che dopo Ferragosto noi potremo godere di un'ulteriore salita di volatilità, premesso che c'è ancora Trump a difendere i mercati come pattern, come mood a livello mondiale, ma dopo l'autunno insomma inizierà a preparare una distribuzione globale in tutto nazionale. Quindi il titolo va osservato fino a quando non raggiunge quegli ulteriori livelli di supporto, cioè tutta la zona di 11,70-11,35. Quindi per il momento sotto 12,38, ahimè, siamo negativi. L'unico, l'unica speranza è che il titolo risalga sopra la prima resistenza utile, che è tutta la zona di 13,065-13,40, quindi abbastanza importante come resistenza. Grazie Sante, tornerò da te tra poco per analizzare Ferragamo. Adesso è il momento di tornare da Giorgio Pallini per parlare di STM. Sì, scusami solo un secondo Giacomo, perché attenzione, c'è un minimo adesso complessivo corale di tutti gli indici, tutto il mercato. Il DAX sta scendendo a 12.570 punti, il MIB è quasi a un passo dai 19.600 e anche i future americani con l'S&P che scende a 3.230 punti, quindi fare veramente davvero tanta attenzione, perché adesso si sta spingendo un po' troppo forte al ribasso, secondo me, per essere le 10:30 del mattino, ci si attende veramente, forse, io credo, un pomeriggio, non voglio dire di fuoco, è ancor più una serata, ma è proprio per ricollegarsi al discorso di prima, scusami Giacomo, perché dicevo, no, hai fatto bene Giorgio, anzi grazie. A comprare questi supporti si rischia veramente di andare giù un altro po', anche di diversi punti percentuali. Tra l'altro i 19.600 punti è un po' il livello che avevo chiamato lunedì in diretta, sempre qui con voi sulle fonti. Vediamo un po' se arriverà una reazione da tutti gli indici oppure se continuerà questa fase discendente. Per quanto riguarda il titolo credo qui... Giorgio, scusami, ti interrompo, perché hai fatto bene a segnalare questa forte contrazione. Sono arrivati anche i dati del PIL della Germania, in realtà sono stati pubblicati circa 30 minuti fa, e il PIL racconta un meno 11,7%, secondo trimestre su base annuale, peggiore delle attese che erano a meno 10,9%, e anche a livello trimestrale meno 10,1%, peggiore delle attese che era di meno 9. Tenete conto che i dati precedenti erano rispettivamente meno 1,8 e meno 2%, adesso meno 11,7 e meno 10,1. Questo sicuramente potrebbero contribuire alla caduta insomma dei mercati a cui stiamo assistendo, con il tasso mensile di disoccupazione italiano 8,8, peggiore dell'attesa 8,6 e del dato precedente di maggio 8,3. L'8,8 è del mese di giugno. Scusami Giorgio, torno da te. No, niente, tra l'altro ne cito un'altra, visto che hai parlato del PIL tedesco, è il dato peggiore per quanto riguarda Germania da quando viene calcolato insomma su base statistica, e oggi tra l'altro c'è il PIL americano, lì sono previsioni da incubi, meno 34, meno 35%. Davvero fare attenzione, STM a bomba, non è un titolo da comprare adesso, attenderei almeno un ritorno, un ribasso in area 23 euro operazione, quindi lasciamolo andare ancora un pochino giù, 23,30, 23 euro operazione, allora lì sì, si potrebbe entrare in acquisto sul titolo, quindi andare a cogliere un minimo ancora più profondo del mercato per sfruttare il rimbalzo e la volatilità che verrà scaturita, con uno stop loss in area 22, quindi abbastanza vicino, e poi un target da andare a porre sui 25,80-26 euro per azione. Giorgio, da te torno tra poco per un'analisi sul WTI, sul petrolio, se sei d'accordo. Intanto attorno da Pietro Origlia per parlare di Amplifon. Su Amplifon, peraltro, l'amico che ci ha scritto chiedeva se ci sono il taglio e se ci sono occasioni di acquisto o no, per un titolo che ieri mi pare abbia performato anche abbastanza bene. Beh, il titolo ieri ha performato bene perché anche qui abbiamo avuto degli ottimi dati e trimestrali superiori alle attese, nonostante il ribasso rispetto al trimestre e al semestre del 2019, e il titolo conferma appunto la bontà dei suoi dati grazie a quel trend rialzista in atto fin dal mese di marzo, da quando ha rimbalzato alla soglia dei 15 euro, e ogni fase di debolezza, ogni correzione di breve all'interno di questo trend si è dimostrato un'occasione d'acquisto. Ieri il titolo ha dato un ulteriore segnale di forza, ricordo che il titolo con una delle migliori forze relative presenti a Piazza Affari ha dato un ulteriore segnale d'acquisto con il superamento di area
26,60, 26,70 con volumi tripli rispetto alla sua media giornaliera dell'ultimo mese. E il consiglio su questi trend così rialzisti, così importanti, così ben consolidati, è quello di sfruttare, come appunto detto in precedenza, di sfruttare le eventuali correzioni di breve. Quindi eventuali correzioni di breve che portassero i prezzi in direzione di area 25/25,50 sarebbero, dal mio punto di vista, occasioni d'acquisto. Si ritornerebbe su dei livelli importanti, su delle ex resistenze del mese di giugno, ora importanti supporti. Lì abbiamo anche la super trend su base giornaliera, quindi l'eventuale ritorno e l'eventuale fase correttiva verso area 25/25,50 sarebbe un'occasione d'acquisto. In questa fase qui evito di andare ad acquistare il break dei massimi e quindi aspetterei gli eventuali pullback che da un punto di vista anche operativo ci darebbero un rischio rendimento dalla nostra parte. Però è un titolo fondamentale ottimo, grafico ottimo e quindi da mettere sicuramente nella watch list nel caso in cui i mercati in senso generale dovessero correggere, quindi sicuramente correggerebbe anche il titolo Amplifon. Secondo me di meno, visto la forza che ha rispetto agli altri titoli, e quindi lo monitorerei attentamente. Da te Pietro torno tra poco per un'analisi su Iren, intanto torno invece da Gil per analizzare Coca-Cola e quindi andiamo a Wall Street. Gil, cosa ci racconti? Coca-Cola. Ok, ci siamo. Coca-Cola congestione da un po' di tempo, siamo in questa congestione settimanale della quale dobbiamo uscire. Io punterei su nei prossimi giorni una correzione. La correzione intorno a 46,50. Il titolo potrebbe anche scendere oltre questo livello, forse anche questo supporto qua a 43,30. Non c'è tendenza di lungo e di medio termine. Al momento punterei su una correzione come primo target a 46,30 al momento. 46,30 dunque per Coca-Cola. Gil, io ti lascio ancora negli States perché è arrivata anche una domanda, un'analisi insomma sull'S&P 500. Poi, come diceva Giorgio, ci saranno i futures che in questo momento stanno scendendo e evidentemente sui dati della Germania, forse si sta anche già scommettendo, anzi sicuramente si sta già scommettendo sul PIL degli Stati Uniti, il cui dato verrà pubblicato oggi pomeriggio. Intanto io tornerei da Sante con Ferragamo. Sante, come ha messo il titolo del settore del lusso sostanzialmente? La domanda su Ferragamo peraltro è se riuscirà a recuperare in qualche modo. Beh, il titolo ha sicuramente purtroppo non avuto una reazione positiva dopo i minimi post-Covid, quindi parliamo dei minimi di marzo, tant'è che dopo un primo rimbalzo di volatilità molto forte che ha visto il titolo da 9,50 circa risalire fino addirittura a 14, è stato poi nuovamente riportato verso il basso attorno ai 10 euro per azione, 10,39 euro nel periodo di maggio. Qui poi di nuovo a rialzo fino a 14,80, ma poi di nuovo ridiscesa fino a 11 euro. Il titolo, anche se vale molto, ha tutta la somiglianza dei titoli sottili che valgono centesimi praticamente. Si sta sempre più assottigliando con la volatilità, anche se sta tracciando dei minimi in salita, perché il 9,50, il 10 circa e l'11 sono comunque dei minimi che sfruttano e creano una trend line supportiva. Però affinché il titolo possa risalire, dobbiamo innanzitutto superare due resistenze che sono praticamente resistenze che dividono la parte negativa dalla parte positiva del titolo e sono rispettivamente la resistenza di 11,96 e 12,14. Solo sopra queste resistenze si potrà intravedere una voglia di recuperare. Occhi però ben aperti, perché per il momento siamo sotto queste resistenze e abbiamo un gap aperto attorno proprio a 10,39, 10,35. Quindi è una situazione un po' confusa.
Abbiamo questa grande lateralità che va dalle resistenze di 14 ai minimi di 10,39, quindi ritengo molto importante aspettare che si superi questa zona resistenziale che va appunto da 11,96 a 12,66. È un titolo che ovviamente soffre in questo momento perché, insomma, se dovessimo avere un altro lockdown, non è che vestendosi di lusso a casa si stia bene, quindi purtroppo soffre di questi utili risicati. Però c'è da dire che la società è una società di tutto rispetto, nel senso che durante il lockdown l'imprenditore, l'amministratore ha condiviso con i dipendenti gli utili accantonati, quindi un grosso segnale di forza dei fondamentali. È un po' come STM, che ha sofferto per anni dopo la bolla delle dot-com, però nonostante ciò ha continuato a condividere utili, e appena il mercato ha ripreso a condividere utili in maniera distributiva sull'equity, STM ha subito approfittato di una salita veloce. Quindi il titolo non è assolutamente da sottovalutare. Peccato però per la battuta che ho fatto prima, perché soffre purtroppo di questo periodo. Quindi auguriamoci che una buona azienda, un'azienda che ci onora di essere, insomma, italiani nel mondo, possa quanto prima riprendersi assieme a tutta questa grave situazione che purtroppo ci costringe a pensare male di ogni starnuto. Purtroppo sì, purtroppo sì. Questo per quanto riguarda Ferragamo. Torno da Giorgio Pallini per andare a aprire una piccola parentesi sulle commodity, in particolare sul WTI. Giorgio. Sì, lo vediamo subito. Intanto permettimi i complimenti a Sante, perché ha fatto un'analisi veramente puntuale. Bravo Sante, ma insomma non lo scopriamo certo adesso. No, sicuramente, come anche Pietro e Gigi, ci mancherebbe, anzi. Per quanto riguarda il WTI, breve parentesi, io lo sto dicendo dall'inizio, anzi dalla fine di giugno, lasciamo perdere il WTI, resta ancora in questa strettissima compressione. La candela del mese di luglio diciamo che ha percorso solamente 4 dollari, per il petrolio è un nulla, si tratta di una compressione fortissima che prima o poi darà il via ad un'esplosione a rialzo o a ribasso, questo chiaramente non ce lo può dire nessuno. Se proprio non riusciamo a star fermi sul petrolio, e allora il target sono i 44-45 dollari da raggiungere. Area 40-50 può essere una buona soluzione di acquisto, quindi proprio su questo ribasso che sta avvenendo in questo momento, i 40,50 dollari al barile possono rappresentare un buon livello di ingresso, con uno stop però, attenzione, corto. Dobbiamo avere al massimo un dollaro di stop, quindi andare a porre in area 39,50, anche lì per avere un ottimo rischio rendimento, quindi un dollaro di stop per 4-5 dollari di profitto. Ripeto, non è proprio lo strumento preferito. Io sono sincero, Giacomo, non ho più tradato il petrolio da quando è avvenuto quello scrollone al ribasso. Uno, perché era veramente impossibile stargli dietro nelle prime giornate di rialzo. E due, perché da giugno ad oggi sostanzialmente è fermo. Si può lavorare in intraday, fare dello scalping. Però per posizioni di medio periodo non c'è ancora tantissimo da fare, secondo me. Ecco, lavorare sui 40-50 può essere una buona soluzione, anche perché il dollaro, secondo me, dalla prossima settimana rinizierà a guidare il mercato. Cosa intendo? I minimi visti ieri sera sono andati a prendersi i minimi da maggio 2018. Se avverrà questa inversione di tendenza, quindi rientreranno gli acquisti di dollari, come sta avvenendo proprio questa mattina in questi minuti qui in diretta tutti quanti insieme, se ci fate caso stanno arrivando acquisti di dollari e le borse stanno andando giù. Perché? Perché magari sta salendo un pochino la paura, tra virgolette, chi deve già sapere lo sa, ma diciamo che sta salendo un po' la paura per quanto riguarda il dato sul PIL americano e le trimestrali dei FANG. Fare molta molta attenzione, ripeto. E allora molta molta attenzione. Dunque, intanto Sante, tra poco torno da te e se sei d'accordo ti chiederò un'analisi su Ascopiave per quanto riguarda il lungo termine, mentre da Giorgio invece tornerò per parlare di Banca Sistema. Intanto torno da Pietro Origlia, a cui avevo chiesto un'analisi su Iren, corretto? Sì, corretto. Beh, titolo, siamo nel settore delle utility, correzione quella partita sul titolo nel mese di giugno,
con degli importanti top toccati in area 2,42-2,43. La correzione appunto partita nel mese di giugno si è arrestata a contatto con degli importanti supporti, area 2,10-2,11, che abbiamo toccato martedì con un importante spike, ha disegnato un hammer, volumi in aumento. Credo che questi livelli 2,10-2,11 potrebbero essere un ottimo ingresso, con primi target posizionati in area 2,27. L'eventuale superamento del 2,27 in quel caso darebbe un segnale di forza sul titolo, che poi metterebbe nel mirino gli ulteriori target posizionati in area 2,35. Sottinteso che la rottura poi di area 2,10-2,11 darebbe invece una prosecuzione del movimento ribassista che abbiamo appunto, che si è innescato nel mese di giugno, con prossimi target la soglia psicologica dei 2 euro. Quindi, come vedi, tutto si gioca sulla tenuta di area 2,10-2,11, però come osservavo prima sul grafico giornaliero, i volumi su questi livelli sono tornati importanti, un buon flusso d'acquisti, può essere che appunto questa sia una base da dove il titolo possa riprendere la strada appunto delle alleanze. Tornerò da te, Pietro, per parlare di Poste Italiane. Intanto abbiamo appena analizzato Iren, che perde lo 0,46% in questo momento, 2,15 euro ad azione. Gil, rieccoci con te per un'analisi sull'S&P 500, sullo Standard & Poor's 500, che ieri ha chiuso decisamente positivo dopo le diciamo così, garanzie date dalla Fed su che farà quanto necessario per sostenere i mercati. Ieri più 1,24, qual è la situazione sull'S&P 500, Gil? S&P 500, sì, potrebbe salire, non di tanto, io lo seguirei più in intraday. Guardiamo, scendiamo un po' di scala di tempo. Sì. Purtroppo io comunque aspetterei la notizia di questo pomeriggio sul PIL americano per fare un'analisi su questo titolo, perché sul lungo e medio termine l'indice ha poca potenzialità. Abbiamo anche, sì, siamo su una resistenza importante qua, 3.200, diciamo 40. Io sarei attento alla reazione degli operatori dopo la notizia di questo pomeriggio sul PIL americano. Prima non voglio scommettere su un'analisi dell'indice. Per me la salita è stata talmente forte dopo il crack di fine febbraio. Può salire ancora, ma al momento la potenzialità al rialzo non è molto forte. Beh, massima, giustamente, come anche aveva ricordato Giorgio, insomma, massima cautela per quanto riguarda un po' in generale sempre. Ma insomma, in particolare sull'S&P 500, dato il PIL in uscita nel pomeriggio. Gil, torno da te tra poco per un'analisi su Amazon. Intanto io direi che posso tornare da Sante per analizzare Ascopiave, domanda che ci è arrivata poco fa da Angelo, un nostro telespettatore che salutiamo. Ascopiave un po' rappresenta quello che dicevo prima, cioè i titoli sottili nel senso che o quotano basso o fanno pochi volumi, hanno comunque una caratteristica fondamentale, cioè quella di andare a fare dei minimi in velocità con la volatilità e poi rimbalzare velocissimamente. Anche in questo caso, e soprattutto in questo caso, c'è una volatilità molto molto elevata sul titolo. Siamo passati dai massimi fatti a febbraio velocemente a 4,50 a 2,75. Poi si è ripetuta la storia, nel senso che siamo ritornati da 2,75 a 4,50 velocissimamente, addirittura in due mesi, ma poi nuovamente 3,35. Che dire ora? L'unico modo per riposizionarsi al rialzo sul titolo è superare
i 3,55 e 3,64 che sono una barriera resistenziale molto importante. A questo punto, con la possibilità di usufruire, sfruttare della volatilità che caratterizza proprio i titoli sottili per andare a ritrovare forza attorno ai 4,390. Lì si potrebbe innescare nuovamente una volatilità importante per andare addirittura fino ai 4,25-4,50 che sono resistenze. Però occhi bene aperti, perché sotto un'eventuale discesa di 3,25 si potrebbe ritornare addirittura ai 3 euro, perché c'è un gap aperto in quella zona. Molto bene, Sante, torno da te per parlare di un titolo solitamente poco richiesto, ma in questo caso ci è arrivata una domanda su Glu, con doppia U finale, ovviamente Glu Mobile sarebbe la società. Io torno invece da Giorgio Pallini per parlare un po' di Banca Sistema, vediamo che cosa succede su questo titolo. Ok, per quanto riguarda Banca Sistema, ti dico che andiamo un pochino sul difficile, Giacomo, questa mattina, perché il titolo sta perdendo rispetto, anche qui, rispetto ai massimi relativi della scorsa settimana, e sta puntando un'area davvero interessante, area di supporto, che troviamo a cavallo tra 1,66 e 1,68 euro. Attenzione, questa area è da sempre, perché guardando il grafico su base giornaliera o settimanale si vede molto chiaramente, è un'area proprio di swing del mercato. Sopra quest'area si va per rialzi anche corposi, sotto invece il titolo chiaramente è molto scontato e banale, riprenderà a perdere. Però attenzione, qui è uno di quei titoli sui quali si può dire ok, la mia idea è che il mercato da oggi fino ai prossimi 2-3 mesi continui a salire. Ok, allora se abbiamo questa idea generale di mercato, Banca Sistema è uno dei titoli sui quali andare long, anche tecnicamente, ripeto, non in questo momento, attenzione, non compriamo il minimo, ma dovesse verificarsi una chiusura giornaliera e ancor meglio settimanale del titolo sopra 1,72, allora Banca Sistema entra di diritto come un titolo da comprare, dove andare a mettere uno stop loss sotto al minimo eventuale di questa giornata ed un target, primo target sui massimi di settimana scorsa e secondo target, attenzione, sopra i 2 euro operazione. Quindi anche qui un rischio rendimento ottimo se si vuole seguire l'idea rialzista sul titolo, anche perché il trend continua ad essere crescente. Anche qui quasi il raddoppio della quotazione rispetto ai minimi di marzo, c'è tanta forza. Chi vuol comprare lo può fare su questi ribassi, altrimenti non lo prende più. Giorgio, torno da te tra poco per il rush finale. Abbiamo ancora 5 minuti, forse anche qualcosa in più. Per te una domanda su Brembo. Io invece tornerei a questo punto da Pietro Origlia per parlare di Poste Italiane. Beh, Poste sta arrivando ormai quasi vicino a degli importanti supporti, area 7,60, quindi questo diventa un livello da attenzionare, perché in caso di rottura, quindi al ribasso, in caso di rottura ribassista, spingerebbe i prezzi sui minimi di maggio, ovvero area 7,10-7,15. L'unica possiamo dire leggera positività su questa fase correttiva che si è innescata durante le ultime sedute, che è partita la scorsa settimana, sono i volumi in decelerazione, in particolar modo negli ultimi giorni. Quindi all'ascoltatore che ha chiesto la domanda, che ha fatto la domanda, nel caso in cui dovesse avere il titolo, il mio consiglio è quello, eventualmente se lo avessi in portafoglio, di chiudere sotto area 7,60, perché sotto quei livelli ci darebbe un segnale di ulteriore debolezza e quindi sarebbe non una cosa positiva tenerlo in portafoglio. Graficamente un segnale di forza sul titolo arriverebbe solamente con il superamento dei top delle ultime settimane, 8,35, sopra i quali potremmo andare a rivedere i massimi di giugno, ovvero la soglia psicologica dei 9 euro. L'ultima per te sarà su Microsoft, caro Pietro. Intanto torno da Jill per vedere un po' cosa potrebbe accadere su Amazon, che inevitabilmente è uno dei titoli più performanti negli Stati Uniti. Vediamo un po', adesso vedo che si è innestata un po' di lateralità nel breve, cioè nel mese di luglio. Cosa può accadere da questo punto di vista, Jill, secondo te? Amazon assomiglia, la configurazione di Amazon assomiglia abbastanza a quella di Tesla. Sì. Ok, vediamo che sul settimanale, grafico di sinistra, il mercato è ipercomprato.
Sul daily siamo in una congestione dalla quale dobbiamo uscire. Il mercato sul daily rimane, cioè sul medio termine, rimane rialzista, ma visto che settimanale il bear comprato, io non punterei tanto su un rialzo. Potrebbe salire, tornare a giocare sulle resistenze daily, 3230, ma dobbiamo avere un po' di conferma per questo. Scendiamo sull'intraday, vediamo un po', scala di tempo 4 ore. Sì, c'è già una prima resistenza qua, intraday a 3076. Può salire la potenzialità al rialzo, visto il settimanale, secondo me non c'è più. Io punterei più su una correzione nei prossimi giorni. Sulla giornata si sì, potrebbe salire, sul medio termine correzione nei prossimi giorni. Perfetto, Gil, andiamo allora a questo punto da Sante per parlare di Glue, di questo titolo che non, forse è la prima volta che ci viene chiesto, almeno quando, per quanto mi riguarda, insomma, quando ho occasioni di questo tipo. Sante. Beh, onestamente anch'io non conoscevo questo titolo, mi sono informato al volo, titolo quotato sul Nasdaq, il quale insomma dà anche risultati finanziari che non sono del tutto incoraggianti, nel senso che la società si è marginato molto, ma alla fine i margini reali, quelli che restano alla società, sono molto sottili, tant'è che è la prima volta che addirittura quel margine è stato. Vedremo poi post-COVID cosa succederà. Price earning for share che non esiste, quindi un titolo che è praticamente, tra virgolette, una scommessa. Il titolo comunque si è mosso per anni tra la resistenza di 6,80 e i minimi, e quindi il supporto di 1,75, addirittura quotazione un dollaro, e solo dopo diciamo la parte del 2018, accompagnato anche da quello che è stato l'euforia di Wall Street, è andata a segnare dei massimi interessanti fino ad oggi. Ed è Schuster, che ha portato il titolo nuovamente più anche in concomitanza di quello che è stato tutta la parte discendente post febbraio 2019, per poi staccare addirittura un gap, e forse c'è stata una ricapitalizzazione sul titolo, quindi va approfondito questo discorso. Ora siamo di nuovo ai massimi che c'erano nel 2019, ha recuperato bene sicuramente quello che è stato il minimo di marzo del Covid, il titolo rimane sulle massimi abbastanza elevati, ma bisogna vedere a questo punto se la scommessa a livello di fondamentale è buona, perché il 3 agosto questo titolo dovrebbe annunciare quello che, o dovrebbe staccare quello che sarà il dividendo. Ovviamente con un earning price for share inesistente, se non dovesse staccare un dividendo è molto probabile che il titolo violi al ribasso tutti i supporti che stanno tra 8 e 76 per andare a ritestare tutta la parte supportiva che si trova tra 7 e 6 dollari per azione. L'unico modo per far risalire il titolo è superare gli 11 dollari, ma deve superarli con i fondamentali buoni. Siccome il molle è abbastanza basso, direi quasi inesistente negli anni passati, molto importante questo segnale. E allora chiedo di essere sintetici a Giorgio e a Pietro, perché sono rimasti ancora due titoli da analizzare. Brembo con Giorgio e Microsoft con Pietro. Vi chiedo, stringati, perché siamo veramente in chiusura, quasi in ritardo. Brembo, Giorgio. Sì, Brembo, titolo da non comprare, bruttissimo oggi, perché rispetto ai massimi di ieri perde addirittura il 10%, viene penalizzato dai risultati delle semestrali, nonostante siano positivi, ma in netto calo rispetto al 2019, chiaramente causa Covid. Anche qui, nonostante la crescita di Brembo al 5% sul titolo, diciamo, sulle operazioni Pirelli, viene ancora una volta, perde ancora tantissimo terreno sulle quotazioni. Non è un titolo da comprare, attenzione, questo è un titolo che andrà comprato in caso di discesa in area 6,50, ancora meglio a 6 euro sui minimi di aprile, oppure solamente con un ritorno sopra gli 8,50 euro. Pietro, chiudiamo con Microsoft. Eccoci. E beh, è un titolo che ha partecipato al rally
del Nasdaq, di Wall Street, dai minimi toccati durante il mese di marzo, $132, si è spinto fino ai massimi di qualche settimana fa, $216. Se noi dovessimo mettere in conto una fase correttiva sui mercati, credo che il titolo possa correggere e quindi andrei a valutare eventuali livelli interessanti sulle ex resistenze, ovvero i top del giugno del 2019, area $190. Eventuali discese tenute di quei livelli potrebbero essere appunto sul titolo Microsoft interessanti, un'interessante idea per andare long. Naturalmente questo è sottinteso cercare di capire quello che il mercato in senso generale andrà a fare nelle prossime ore, soprattutto con i dati che arriveranno da oltreoceano, come dicevano sia Giorgio che Giorgio, e soprattutto guarderei come al solito alla curva dei contagi del Covid-19 nei vari stati, non solo America, ma anche in Europa, perché sappiamo che Germania e Spagna vedono sensibilmente questa curva risalire, e quindi credo che questo possa essere quello che il mercato in questo momento, come diceva anche Sante, guarda. Eventuali lockdown potrebbero infliggere un colpo veramente decisamente negativo alla ripresa economica globale, quindi guarderei soprattutto a questi driver nelle prossime giornate. Gilles de Brabant, Sante Pellegrino, Pietro Riglia e Giorgio Pallini, vi ho fatto lavorare sodo in questi 60 minuti, spero però e credo che il risultato sia stato ottimale per quanto riguarda i nostri telespettatori e anche per la resa di questa tavola rotonda, quindi un ringraziamento speciale per voi che siete stati a nostra disposizione e a disposizione dei telespettatori, grazie davvero e a presto, a tutti e quattro, davvero. Ciao a tutti, grazie a voi. A tutti. Grazie, a presto. Pomeriggio. Grazie Sante, Gilles de Brabant, Trading Security, Sante Pellegrino, Sante P-Trader, Pietro Riglia, Trend Online, Giorgio Pallini, Traders Magazine. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, al rientro parliamo di valute in maniera un po' diversa per capire anche come può essere l'approccio sul Forex con il trading algoritmico. Fuzimi, -2,05%, DAX di Francoforte, -2,45%. A tra poco.